Nell'aula del Consiglio regionale lombardo è intervenuta anche Silvana Saita del gruppo leghista, in particolare sul tema del sociale. Eccola ai nostri microfoni. E dunque in consiglio c'è anche tanta dialettica, abbiamo sentito il suo intervento davvero accalorato. Certo, la dialettica è qualcosa, è uno strumento, però bisogna andare ai contenuti, è quelli che stanno a cuore alla gente. E io ho cercato di dire che oltre le parole bisogna andare proprio a vedere i servizi che ci sono. È un piano quinquennale ottimo, i contenuti vanno visti e non vanno solo criticati, perché qui rappresentiamo una parte della gente, ognuno. Ma sugli obiettivi bisogna essere uniti a trovare quello che serve più al cittadino e non all'area politica. Questo è un piano di 5 anni che tocca tante tante aree. Qual è quella che le sta più a cuore? Delle quattro aree a me sta a cuore quella del sociale, del welfare e sanitario, anche perché credo che siano ancora i bisogni inascoltati della gente. Le istituzioni riesce con fatica a dare risposte, vuoi perché hanno dei costi, ma anche perché comunque prima si tendeva a trascurarle come cose meno importanti rispetto a un ponte o una grande opera. In questo caso la Regione Lombardia che cosa farà nel campo del sociale? La Regione Lombardia ha investito molti più, come dire, risorse nell'area del sociale e ha messo a tema la famiglia, perché bisogna non spezzettare il bisogno. Una volta si faceva per aree l'anziano, il disabile, il bambino, e invece è la famiglia che è portatrice di un bisogno che può essere complesso, perché ci può essere l'anziano, ci può essere il disabile, oppure una famiglia normale che comunque ha diritto di poter mantenere i figli a scuola e di portare un progetto educativo.